Lazio, il cuore dell'antico impero romano, regione di arte e di cultura. Oggi parliamo di 5 leggende del Lazio. Un tempo a Viterbo c'era una ricca fanciulla di nome Rosetta. Durante il periodo di carestia donava ai poveri affinché potessero sopravvivere. Un giorno, però, nascose alcuni oggetti preziosi nel grembiule per non farsi vedere dal padre. Lui era infatti molto tirchio e, come la vide passare, la fermò e le chiese dove andasse e che cosa nascondesse. Rosetta gli disse che stava portando delle rose alla Madonna, ma il padre le disse di aprire il grembiule. Per miracolo, gli oggetti preziosi si trasformarono in rose e il padre la lasciò andare. Poco dopo, le rose si trasformarono in cibo, in modo che la dolce Rosetta potesse sfamare i poveri. Nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin, a Roma, si trova un mascherone in marmo chiamato la Bocca della Verità. Si dice che sia utile per capire se qualcuno mente oppure no. La persona accusata dovrà infilare la mano nella bocca e ripetere ciò per cui si è accusati. Se l'accusato avrà mentito, la bocca taglierà di netto la mano. Una leggenda racconta che un giorno una nobile fu accusata d'adulterio. Il marito e la folla la portarono alla Bocca della Verità per avere la prova definitiva, ma prima che la donna potesse infilare la mano nella bocca, un giovane si avvicinò a lei e la baciò. Il ragazzo si scusò con la folla e disse che non aveva potuto resistere e che il suo era un cristiano tributo ad una povera innocente. La donna, una volta messa la mano nella bocca, disse: «Giuro che a parte mio marito e quel ragazzo, nessuno mi ha mai baciato o toccato». La mano non venne tranciata. Aveva infatti detto la verità. Quel ragazzo era però il suo amante. Una leggenda dice che nel 390 a.C. circa, sul colle del Campidoglio, avvenne un fatto curioso. I Galli stavano assediando Roma e gli assediati, stremati dalla fame, avevano lasciato in vita le oche, poiché animali sacri per Giunone. Una notte, i Galli provarono a scalare la rocca, ma le oche cominciarono a starnazzare e svegliarono l'esercito romano. Grazie all'allarme delle oche, i romani riuscirono a respingere i Galli. Una leggenda narra che a Gaeta, un tempo, vi fosse un serpente gigante che abitava in una grotta sommersa. Il mostro terrorizzava la popolazione, ma un giorno un abitante di Gaeta decise di affrontare il mostro una volta per tutte. Si armò di schioppo e posizionò delle caciotte vicino all'entrata della grotta per attirare il serpente. Utilizzò uno specchio da un'altura per osservare i movimenti del mostro e non appena vide gli occhi del serpente si preparò a sparare. Il serpente divorò le caciotte e l'eroe sparò. Il suo spavento fu così grande che non si curò nemmeno di vedere se il mostro fosse stato abbattuto. Corse via e invecchiò istantaneamente per la paura. Agli abitanti provò a dire ciò che aveva fatto, ma era così spaventato che le sue parole non erano comprensibili. Poco dopo morì. La sua morte non fu vana, dato che il mostro era stato ucciso. Una leggenda dice che esiste un regno sotterraneo misterioso, Agarti. Si dice che ci siano solo pochissimi accessi in tutto il mondo, fra cui ai poli, sull'Everest, sotto la piramide di Giza e sull'isola Bisentina, un'isola che si trova sul lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. La mitica Agarti è legata alla teoria della terra cava e nel buddismo tibetano si può notare una grande somiglianza con il regno di Shambhala.